muoviti che è mezzanotte. Ma cosa mezzanotte? Ciao a tutti ragazzi. No, mamma, dai, per favore, insomma. Ciao a tutti ragazzi e ragazze. Aspetta, non mi piace questo inquadro. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, e bentornati. No, 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 no. Ciao a tutti ragazzi e ragazze. Ma che faccia fai? Comunque, rieccoci qua. Cosa c'è? Volessi rifare. Rieccoci qua insieme. Come avrete letto dal titolo, oggi facciamo un video in onore di nostro Omar. Ovvero andiamo a truccarci utilizzando soltanto i prodotti più costosi della Makeup Collection. Sei contento? Sì. Ti senti a casa? Abbastanza. Ok, abbastanza addirittura. Cosa cerchi? No, stavo pensando a creare il primo prodotto. Da cosa iniziamo? Mamma, come mi fischia questo orecchio. Dio, raga, stamattina l'orecchio, poi la diarrea, poi il mal di pancia. Ma dai, no. No filter? No. Vabbè, mi piace, comunque. Ma io non sono... Omar! Sembra che sta a microfono, con chi parli? Con il mio fischio alle orecchie che ho da stamattina. Com'è il shadow palette? Io vado ad utilizzare la Biba di Natasha Denona. E io invece vado ad utilizzare la Mothership di Pamagra. Pamagra! fai vedere l'interno di questa palette. Io vado ad utilizzare la Modern Ship di Pat McGrath. Modern Ship? Sì, dai! Io vado ad utilizzare la Modern Ship di Modern Pat McGrath. Pat McGrath! Il foie gras. Non posso tirarla giù troppo perché c'è una cella che si stacca. 130 euro di palette. Raga, può capitare, dai. Io comunque ho deciso di portare la Biba, anche se avrei voluto, cioè avrei potuto utilizzare serenamente Pat McGrath, ma è studiata per un dark skin e comunque al di là degli shimmer fighi non mi fa spettinare. Quindi iniziamo 1, 2, 3. Però Omar, dobbiamo essere sincronizzati, rapidi e veloci come due assassini. No, devi essere in silenzio allora per tutto questo. Ma cosa stai facendo? Non voglio duplicare niente. Cioè, ha messo 16 kg di primer sul pennello. Comunque io sfumo il correttore di Hourglass perché è la cosa più costosa che ho a livello di roba che si mette sugli occhi. Ma io vorrei capire cosa mi è successo qui. Beh, io di base invece sto usando sempre la signorina Luigi. La Luigina. Comunque volevo dire che sarà look nude, visto che alcuni si lamentano che faccio solo look nude. Ma raga, guardate le palette che capitano in base al tema del video. Non è colpa mia, nel senso. Vado a prendere il colore scuro, che è questo qua, spot, e inizio a fare la mia struttura. Io non lo so, penso che userò questo. Chi? Questo qui. Questo è okay. Quello vicino a quello nero, non so come si chiami. È da qualche parte ho il Deplian, ma... Il Deplian? Sì, il coso, la cartina con scritto i nomi. Vado a prendere questo colore qua, Pasha, e lo metto sopra il nero. Questa palette ha degli opachi molto burrosi. Mamma Omar, come sei di compagnia? Ora vado a prendere Prer, che è questo colore qua, e lo metto un po' dappertutto. Anch'io sto usando Prer adesso. Raga, rendiamoci conto che c'è una palette da 130 in mano e viene qui, Ma purtroppo quella Mothership là a me non piace proprio. Ha degli bei shimmer, semplicemente. Sì, ma a livello di opachi... Sì, non ne ha due. Ma infatti a me se non metti l'opaco, piasmo. Che ogni step che faccio imbruttisce questo trucco. Ma smettila. No, è vero. Come rendere il vostro trucco più brutto? Un trucco brutto, tutorial, un trucco brutto. Beh, io metto il glitter primer. E io taglio la crease, quindi ci siamo. Sì, però questi shimmer sono stupendi. Sono tre in croce, ma sono bellissimi. Wow, Dio santo. E ho fatto un altro look nude. Wow, che belli. Mamma mia, mi fa impazzire. Bellissimo. Però è proprio una ladrona lei. Che shimmer metti? È questo. E l'hai messo anche tu? Sì. Quello che hai messo tu allora. Senza che lo faccio vedere. Beat of the drums. Oh, what a shame. Mamma, mi punge un occhio come se avessi una spina. È
Eccoci qua amici, abbiamo terminato Lukaku. Direi che voglio un pallottoliere qui che deciderà chi ha le cose più costose e chi ha la bougie della sito. Quindi come paletti io avevo la Viva, lui Pat McGrath, direi che costa più la tua. Quindi per ora siamo uno, esatto. Umile però, umile. Umile. Passiamo ai primer. Usiamo entrambi questo primer qua di Pat, raga, e vi dico, Super Shock, che sembra un deodorante ed è super super guardate che brutto che è. Sì, il è pack è super cheap. È orrendo e soprattutto c'ha questa cartina che viene, non è bello. No, raga, che cheap. Non si fa. Anche perché lo paghi quanto è nuovo, mai usato mamma. Praticamente. E questo che cosa fa? Ma non c'è scritto. Ed è di Omar, quindi vorrei far notare anche in questo caso. Mamma, com'è siliconico. Ah, ma queste cose non sono neanche state comprate. Vabbè, comunque sei tu la bougie ora. È un po' una crema idratante. Non vedo alcuna differenza. Ora sembra che io devo andare contro Pat per forza, ma... No, beh, ha idratato leggermente la pelle. Sì, raga, assolutamente niente di che. Nelle altre zone io vado anche, cioè, poi vado anche a usare questo, che è la prima volta che lo provo, tra l'altro, perché è un mio nuovo acquisto. Era Hollywood Flawless Filter by Charlotte Tilbury. Io boh raga, mi metterò quello di Bobby Brown perché non so che cosa fare nel mentre. Questo c'ha un odore agli agrumi super buono e essere idratati non fa mai male, che è il mio nuovo motto del 2021. Wow. Idratati a lungo prima di prenderla nel... Così. Ok, finalmente possiamo passare al fondo, che potrei dire essere l'unica ragione per cui abbiamo fatto questo video. Perché praticamente l'altro giorno siamo passati da Sephora, perché il tizio, non facciamo così che poi sembra, per prendere appunto un nuovo fondo super caro. Perché io so benissimo che a voi non è che comprate ste robe, però dovevamo contestualizzarvelo pur di usarlo, quindi abbiamo fatto il video. E comunque anche in nel caso di prima, Omar è la Rich Bougie perché il suo primer è più costoso del mio. Fai vedere che fondotinta abbiamo comprato. Fondotinta di Gucci. Il fondotinta di Gucci Beauty. Gucci Beauty, che è questo qua. Questo sembra expensive, del tipo che se te lo tiri in faccia minimo un occhio, ma un occhio ce lo lasci. Cheers. Cin cin. Pack molto carino, molto semplice, senza pretese. Prezzo? In vetro, 61 euro. 61 euro, però e beh, è il video più bougie questo oggi, pari merito. Io sono il colore 330V. Io 220N. Beh, agitiamolo. Profumo di fiori. Vero. Però non è un profumo forte. Speriamo che ossidi un po'. Eh sì, perché l'abbiamo sbocciato da Sephora, effettivamente il colore si scaldava di un tono, secondo me. Che buon profumo. Raga, sa dei profumi di Gucci comunque. Mi sono spaventato. No, qui un pump non basta manco per l'anticamera del cervello. Un pump, io ne ho fatti tre. Però mi sembra un po' asciuttino, eh. Cioè, almeno dalle recensioni mi sembrava asciutto. Cioè, mi sembrava tipo luminosino. Cioè, secondo me si sposa bene con la pelle, no? Si amalgama bene. Secondo me si è steso proprio bene. Poi magari sono io che sono pazzo, però. Io sono pazzo. Beh, che tu quando vedi Gucci non è che capisci molto. Boh, niente di che, sinceramente. Direi di passare al correttore. Questa volta mi sa che vinco io perché ho Hourglass. Io ho semplicemente il Stenekedge di... Questo mi sa che sono 40 euro se non sbaglio. La mia colorazione è Oat, mi piace un sacco. Io ho fatto un po' di contour, raga, perché non mi piace fare solo bronzing. Però l'ho fatto off camera e ho usato il contour. Ok, prima di diventare carta impecorita, io vado con Batteria a fissare il contorno occhi. Io invece ho Laura Mercier, questa qui è la Translucent Powder, non la uso da una vita, credimi. Perché ho smesso di usare le powder traslucide. No, io uso quelle più banana, diciamo, cose così, diciamo. Quindi non la uso da una vita. Spero che non mi faccia troppo bianco sotto gli occhi, però essendo translucent non dovrebbe. Sarà anche scaduta la tua. Molto probabile. Buono. Passiamo al bronzer e mi sa che, oddio, a sto giro vinco io assolutamente. Perché ho questa qua di Charlotte Tilbury che costa tipo 60 e passa euro. Due colori, che è la Bronze Film Star and Glow, non mi fa impazzire. Io ho questa di Natatia Denona, che è la Tan. Chi te l'ha regalata? Tu, Bronze and Glow Palette, ma sinceramente non ho idea di quanto costi. Forse è su questa cifra. Con questo pennello di Fenty, che raga...
sempre gentilmente regalato. Minchia, è vero, cioè, mamma, vedete quando io boccio sto prodotto perché dico che è rossiccio? È rosso, cacchio. Cioè, mi fa tipo panda rosso. Comunque, il pennello che mi avete chiesto anche negli scorsi video è questo qua di Sigma, è pazzesco e si chiama F53 Air Contour Blush ed è a due fibre. È stupendo perché non fate minimamente macchia e guardate come sfuma da solo il contour. Cioè, è stupendo, questo pennello mi piace da morire perché poi sembra grosso ma in realtà va stra bene. Che blush usi? Non mi sei simpatico. Che blush usi? Quello di Charlotte Tilbury, il mio, so. Cioè io praticamente ho due blush, Besauda, Nabla e questo. Fammi vedere il tuo com'è. Guarda com'è più bello il mio però, dai. Raga, questi sono secondo me i blush migliori sulla faccia della terra. Cioè non c'è... Intanto io mi do un po' di colore perché veramente sta sito a formaggio. Io ne ho un po' esagerato, come sempre. Che ti fai queste guance tonde? Passiamo agli illuminanti e io vado con I Need a Nude Glow di... Ma è giusto? I Need a Nude Glow di Natasha Denona. E io dopo 100 anni che non lo usavo vado ad usare Orgasm di NARS, quello in polvere libera. Ne vogliamo parlare? Mi viene da piangere, siamo arrivati ai rossetti. Allora, io ho 3 opzioni che ho ordinato sul sito di Pat McGrath al Black Friday, tipo li ho pagati 12 euro. Sono 3, credo che vado a utilizzare un... Allora, o uso 1995, che è un super cult, che è congelato però, in teoria. Ok, sì, uso assolutamente questo. Magari faccio una bordatura con una lip liner, che non è costosa, quindi non vi dirò che cos'è. Ma poi vado, andrò a mettere questo qua con rosatino. Magari riprende anche qui, addio. E io vado ad utilizzare invece questi qui che sono sempre di Pat, ma sono gli Lip Fetish Lip Fetish Sheer Color Balm. Io lo prendo con un pennellino perché non voglio sporcarlo con la lip liner. Anche perché ci ha messo 500 anni ad arrivare, quindi ci manca solo. No, io lo metto diretto così invece. Che bel colore. Raga, io sono stato abbandonato a me stesso, but vi posso dire tutti di correre a comprare 1995 di Pat McGrath perché è stupendo. Madonna, è un colore troppo bello, vi giuro, non mi riprenderò mai. McCoyons, com'è andata il video? Come ti senti? Look, ti piace? Molto, sei soddisfatto? Molto. Voglio vedere adesso com'è il fondotinta dopo tutti gli step eccetera e boh, a me non dispiace. Sì, è andato meglio anche a me, nel senso che si è sebo regolarizzato col mio sebo, quindi è più morbido. Sicuramente non lo ricomprerei mai più per 61 euro, e ci sono altri fondi molto più carini a molto meno, secondo me. Io sto volando via col rossetto, cioè non riesco a non guardarlo, mi piace un botto. È molto bello, sì. Tantissimo. Comunque, questo era tutto per il video, speriamo vi sia piaciuto. Se vi vengono in mente altre idee da girare insieme, scrivetecelo qui sotto che ci fa sempre un sacco piacere. Beh, lasciateci anche un piccolo like e un commentino di supporto. Salutami. Cos'è? Un cuore? Cosa fai? Un cuoricino. Ah, un cuoricino. Mamma, io sono proprio perfetto. Dopo 1000 anni, perché siamo qui da ore. No, raga.